Ciao ragazzi e benvenuti al secondo giorno del calendario dell'Avvento. Vogliamo vedere che cosa c'è nella nostra busta? Oggi abbiamo una filastrocca di Gianni Rodari che si intitola Neve. Leggiamola insieme. Che bella neve, che invenzione, la neve di lana e di cotone. Non bagna i guanti, né le mani senza guanti, né i piedi senza scarpe, né i nasi senza sciarpe, nelle teste senza cappello, nei cappelli senza ombrello, nelle stufe senza carbone, questa bellissima invenzione, la neve di lana e di cotone. Bene ragazzi, dopo aver letto la poesia di Gianni Rodari sulla neve, possiamo finalmente vedere che lavoretto ci attende oggi. Quello che faremo insieme sono dei fiocchi di neve. Potremmo farli di qualsiasi forma e di qualsiasi dimensione vorremo. E se ci piacciono potremmo anche colorarli con i glitter o con i brillantini. Si possono fare davvero in tutti i modi. Ma vediamo che come si fanno. Ci basta avere un foglio di carta bianco, un qualsiasi oggetto per poterne ricavare una circonferenza, in questo caso io ho preso un bicchiere, e con una matita segnarne la circonferenza. Una volta che avremo ottenuto il nostro cerchio, con le forbici lo ritagliamo. Una volta terminato di ritagliarlo, per chi vuole fare i fiocchi colorati, basterà che colori il cerchio stesso, con i pennarelli, con i pastelli o come preferisce. Se no, può lasciarlo bianco come la neve. A questo punto basta semplicemente piegarlo a metà, piegarlo di nuovo in due e piegarlo una terza volta, così, in modo che sembri un po' una fetta di pizza. Ora con le forbici tagliamo bene la punta, come vogliamo noi. Non c'è un modo preciso per fare i fiocchi di neve e a seconda di come li tagliamo verranno punte diverse, a stella, circolari. In questo caso io voglio farla così. Quindi taglio un po' di qui e taglio un po' di qua. Vedete che si forma così questo spicchietto? Adesso proseguiamo tagliando i lati. Mi raccomando, non tagliateli tutti perché sennò si spaccherà. Quindi tagliamo e tagliamo. Come ci piace a noi, come vogliamo. Stessa cosa facciamo anche per la parte superiore. Ora non ci manca altro che riaprire il nostro fiocco di neve e vedrete che otterrete il risultato bellissimo. Che ne dite di inviarci i vostri? Bene ragazzi, vi è piaciuto il lavoretto? Speriamo di sì. Ci vediamo domani alle 17. Ciao!